Moda e musica, musica e moda. Un connubio antico e indissolubile, a tratti esplicito. Venite con noi nel scintillante mondo dei fashion show. Ma osservati con un altro sguardo, un diverso point of view, quello dei soundtrack delle passerelle, ormai parte integrante del racconto delle maison e spesso affidato a grandi artisti della musica internazionale. Benvenuti a The Sound of Fashion. È una questione di principio, Luca, quella che ispira la collezione calda del prossimo anno di Simon Cracker. E allora, prima di commentarla, guardiamola insieme. What I want, I don't say please, I don't say thank you, I just do what I want, and if you want to get with me, you better have what I want. Intanto Luca, raccontiamo chi c'è dietro al brand Simon Cracker. Questo è un progetto di Filippo Biraghi e Simone Botte, dove crack è il suono di qualcosa che si rompe. Che si spezza, sì. Esatto, ed è il concetto un po' da dove parte tutto, rompere qualcosa che già esiste per dargli nuova vita. L'idea originale nasce nel 2010 proprio da un pensiero di Simone come progetto di abbigliamento upcycled, dare una seconda vita e una seconda possibilità ad abiti abbandonati, giacenze di tessuti, insomma tutto quello che le persone scartano. Nel 2020 si unisce anche Filippo e il brand entra nel mainstream e dal 2021 entra a far parte del calendario ufficiale della Camera Nazionale della Moda Italiana. Un approccio alla moda da un punto di vista divergente per restituire ai vestiti un valore che non sia meramente economico ma anche e soprattutto comunicativo. Quindi dicevamo, una questione di principio che crea un cortocircuito nella comunicazione e nelle relazioni interpersonali, direi. Oggi noi abbiamo pensato che chi comunica ha il dovere non di prendere una posizione, però di raccontare qualcosa. Anche la moda è un linguaggio, per cui la questione di principio, che è quella che noi vogliamo raccontare questa volta, della collezione. Esatto, è quella cosa per cui si parla e uno gioca questa carta e la soluzione del problema finisce, non si trova e c'è l'escalation della violenza. La moda racconta lo spirito dei tempi, difficilmente dà delle soluzioni. Noi raccontiamo lo spirito dei tempi, la soluzione bisogna trovarla. A me viene da dire tutti insieme, ma di base no, perché poi la soluzione la deve trovare qualcuno, però è difficile. Ecco, la moda racconta lo spirito dei tempi, difficilmente dà soluzioni. Questa frase mi è piaciuta molto perché è un concetto chiarissimo che viene appunto sottolineato da Filippo Biraghi e da Simone Botte. Mi ha colpito il fatto che abbiano scelto un brano che, soprattutto in questi tempi particolari in cui il cattivismo sembra farla da padrone con l'umanità messa alle strette, sottolinei come la musica sia sempre uno spiraglio di luce. Noi viviamo nell'era dello stupido e questa sarà anche la canzone finale, che è una canzone dei Pet Shop Boys che si chiama Give Stupidity a Chance. Il pezzo è Give Stupidity a Chance dei Pet Shop Boys, che accompagna la sfilata. Un brano ironico, ma non troppo, sullo scarso livello della classe politica mondiale, in particolare dei leader, e così ad occhio se ne possono individuare diversi, tanti in questo sì, periodo. Esatto, e sullo scadimento in generale dei valori della politica, che parla sempre più alla pancia dell'elettorato, mettendo da parte l'esperienza, i valori, lo studio e l'etica. Questo vale un po' dappertutto, Italia, Europa, Stati Uniti, insomma una canzone satirica sulla scarsa qualità della leadership politica nel mondo contemporaneo. Questo lo si evince anche dalle loro parole, con l'invito a trovare una soluzione tutti insieme, anche se non sembra né facile né possibile, almeno nell'immediato.
La moda non ha mai offerto delle soluzioni. La miglior moda è quella che parla dello zeitgeist. E noi di quello stiamo parlando. Poi la soluzione o la troviamo tutti insieme o la trova qualcun altro. Cioè, nel senso, noi possiamo collaborare facendo presente che ci sono dei problemi. E tornando a parlare di questione di principio, sono proprio i nodi, come ci raccontano i designer stessi, quelli usati come tecnica sartoriale presente in ogni capo della collezione, proprio per dare concretezza al loro pensiero. I nodi sono un po' il filo conduttore di tutta la collezione. C'è una parte ovviamente tutta annodata, abbiamo proprio evitato di cucire, ma abbiamo assemblato e unito. In più c'è tutta una parte tecnica che abbiamo realizzato in collaborazione con Australian. Abbiamo ricreato gli abiti da sera e sono praticamente usciti fuori questi ibridi un pochino tecnici, perché sono tutti realizzati con delle polo tecniche di Australian, e queste gonne che sembrano a pieghe in realtà sono tutte realizzate con i colletti delle polo. Sì, e in più ci sono due co-branding questa volta, Dr. Martens che ci ha fornito le scarpe e Australian, che è un brand storico italiano originariamente di tennis, con il quale abbiamo fatto anche per la prima volta una capsule collection di capi riproducibili sportivi, cioè sono tutte da ginnastica, pantaloncini, felpe, t-shirt, che sono all'interno della sfilata ma potranno essere riprodotti. Quindi per la prima volta usciamo dalla questione che è bella, però al tempo stesso limitante, del pezzo unico. Una collezione, insomma, super interessante, Luca, questa, strutturata in quattro colori nervosi, diciamo, sì. Oltre al nero assoluto, le sfumature del blu marino, del verde acido e del viola, sviluppando l'effetto di tintura sbagliata già iniziato la scorsa stagione, ma soprattutto una collezione, l'hai detto anche tu, che prova a comunicare qualcosa di davvero importante. Collezione interessante perché sono interessanti loro, direi anche. Loro e quello che vogliono comunicare. Certo. Grazie Luca allora per la tua analisi, sì. Abbiamo finito. Grazie a voi, grazie a te Nick, alla prossima. E alla prossima.